Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Katia Follesa, ecco la verità mai rivelata prima circa una presunta truffa ai danni dell'attrice, ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda. Uno dei volti che hanno lasciato senza parole il pubblico italiano per via della sua ironia, simpatia e grandissimo talento è proprio lei, Katia Follesa. Tra i tanti programmi a cui ha partecipato ce ne sono alcuni che le hanno regalato molta visibilità come Zelig, Quelli che il calcio e Cakestar, Pasticceria in sfida su Real Time. L'attrice recentemente ha lasciato tutti senza parole per via di una presunta truffa, ecco cosa è realmente successo. Sin da ragazzina, Katia matura la passione verso il mondo dello spettacolo e della recitazione. Nel 2001, si aprono le porte al mondo dello spettacolo grazie al famoso duo comico Katia e Valeria. Inizialmente, le due muovono i primi passi in alcuni teatri italiani per poi debuttare nel programma Bigodini, seguito da Colorado e Zelig. Recentemente, la donna ha avuto successo grazie al programma LOL Chi ride è fuori arrivando in semifinale. Negli anni, quello che ha colpito letteralmente i fan è stata la sua forma fisica che è cambiata notevolmente. La donna ha perso oltre 20 kg e ha suscitato molta curiosità nei fan. Punto al settimanale F, Katia Follesa ha confessato, per me perdere peso è fondamentale per la salute, ho un problema congenito al cuore. Ho rinunciato a uno stile di vita pasticcione per essere più reattiva perché spesso avevo vuoti e sonnolenza. Punto Katia Follesa, il dramma dell'attrice, ecco cosa è successo. La bella attrice, nel corso della sua carriera è stata oggetto di attenzione mediatica per via di una truffa che l'ha colpita, si fa riferimento ad alcune dichiarazioni gravi rilasciate in un post condiviso su Instagram con il popolo del web, nel mese di febbraio 2022. È stato utilizzato il suo volto per una truffa riguardo una dieta dal potere miracoloso, che promette ai potenziali clienti di perdere chili in pochi giorni. Katia Follesa, però, ha voluto chiarire tutto spiegando che lei stessa è stata vittima della stessa truffa. Gli avvocati stanno esaminando il caso ma non è cosa semplice in quanto, purtroppo, non si tratta di persone fisiche perseguibili giuridicamente, ma di algoritmi. Ha poi continuato, invitando i suoi follower a non credere assolutamente alle parole di questi post ma di affidarsi solo a nutrizionisti esperti nel settore. Per perdere peso e preservare la mia salute mi sono rivolta ad un medico specialista che, dopo una serie di accurati esami, mi ha indicato il percorso migliore per stare bene. Associo ad una sana alimentazione il movimento fisico, blando per giunta. Ogni persona è diversa, non esiste una dieta uguale per tutti. Consiglio di divulgare il più possibile questo messaggio affinché non si cada in truffe paradossali. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.